mi attacca. Buonasera a tutti. Secondo giorno di lockdown. Ma mi ha fatto la foto. La pizzazza. La pizzazza. Vicini. Pizza. Non davanti agli occhi. È la normalità che sta lontano da sta casa. Marco, guarda la porta. Dai, vado rider. Addio. Allora, siccome ieri c'è stata la trattoria da stasera pizza, perché sabato sera abbiamo fatta noi, ci vuole la pizza. La pizza. Allora, io ho messo prosciutto e prosciutto, peperoni e mozzarella, molto semplice. Marco invece c'ha il salame piccante, mozzarella e peperoni, molto semplice. Allora, stavamo dicendo della trattoria di Taris. E qualcuno mi fa: fai anche affotto? Stiamo organizzando. E Marco ha detto: ci stiamo organizzando. Nel senso, voleva rispondere: ci stiamo organizzando. Poi gli ho risposto io con una risata, perché mi ha fatto ridere, no? E Gabriella, parlo con te, e fa: così che hai detto? No, che problema. Poi abbiamo anche i rider, però i nostri rider, i due rider che sono in giro per casa, sono in sciopero. Perché non hanno le protezioni, non hanno le protezioni adeguate, è così. Per cui abbiamo fermato la corsia a domicilio da asporto. Però nulla vi vieta, se volete venire qua a mangiarvi una fetta di pizza. Certo. Ecco, la porta è sempre aperta, tra di notte che cosa chiami? Ecco, no, altre di notte proprio no. Venite giù, citofonate a Taris Creazioni sul citofono e vi porto giù la fetta di pizza. Se ce n'è ancora, ovviamente. Quindi non abbiate problemi a venire. Salutiamo la Manu che voleva fare la Manu Sesto Calende. Mamma, ragazzi, guarda che bello. Voleva fare i pizzoccheri con noi. Sì, la Manu. Ma sì. No, ti ha mica detto faccio anche i pizzoccheri. Beh. Ciao Manu. No, non ricordo sto fatto io. Io adoro il crostone, ragazzi. Quello che crocchia. No, quello che crocchia. E qui che crocchi, oggi qua. È buonissimo. E qui che tu crocchi. È buono, amore. Buonissima. Che te lo dico qua. Ma è un pizzaioli provetti. Allora. Per la ricetta ce l'avete. Oggi è il secondo giorno di lockdown. Amore, come stai andando nel tuo lockdown? Va. Dai, bello. Diciamo che il nostro lockdown non è malvagissimo. No. Siamo tranquilli. Oggi io volevo raccontarvi del nostro viaggio a Capo Verde. Forse l'ho già raccontato in un altro mukbang, ma non mi ricordo. Sì, è probabile, le avventure di Rocky e Bullwinkle. Ti ricordi Rocky e Bullwinkle? Rocky Bullwinkle, te l'hai mai visti? Yeah. Lo scoiattolo e l'alce. Niente. Tipo quelli di Coda Fratello Orso, vedo un albero. No, peggio. Peggio? Chi so. Noi... Non è nato. Noi crick e croc veramente, ragazzi, Un cartone animato. Non è ogni 70-80. Ma quanto è buona sta pizza? E non sono una sesta di niente. E sono la coppia Rocky Blue qua. Uno scoiattolo. Poi ce l'ho sentito. Aviatore lui in alce. Ma di che cosa parlavano? Parlavano almeno. Non mi ricordo benissimo. Risolvevano casi. Immagino che casi. Facciamo un cartone di terza barra quarta categoria. Tu quello potevi guardare. Voglio dire. Possiamo raccontare? Allora, eravamo fidanzati, senza mutuo, senza casa, senza niente. Senza pensieri. Senza pensieri la tua vita sarà.
Senza il mutuo. Uguale. Ah sì. Allora abbiamo fatto un po' di giretti e Marco, no? Oh, ma noi abbiamo preso casa 2 anni dopo che ci siamo messi insieme, eh? Neanche. Perché noi ci siamo messi insieme circa ad aprile. Aprile 2000. E abbiamo preso casa settembre 2002. È vero? È 2 anni. Ma io li faccio a lui. Senti, ma se compriamo casa? E lui sì, va bene. Senza fastidi. Senza fastidi la tua vita sarà. Oddio, un po' di fastidi ce li hai. Oh, due sono in giro. Amore, ma questo è troppo buono. Ben per te. Infatti. Allora, stavo dicendo, siamo andati a Capoverde. In un resort. In un resort. Arriviamo lì che è sera. Con l'aereo, tutto quando arrivi, c'è il pullman che ti aspetta. Sali sul pullman, il pullman, siccome era sera, notte, non vedi fuori dal finestrino perché ci sono le luci appicciate dentro nel pullman e vedi il tuo riflesso se ti affacci. Sì, perché no? Te lo ricordi, amore? C'era quello col microfono che ci ha detto benvenuti in questo nuovo video. No, benvenuti in questo nuovo video. Ah, ma benvenuti in questo nuovo video, ero mezz'ora che parli. Allora, stavo raccontando. Così ci ha detto quello, benvenuti in questo nuovo video. E fa, io vivo praticamente de crosta dalla pizza, la pizza non la mangio, mangio solo la crosta. Comunque, stavo dicendo, questo qui col microfono ci ha dato benvenuti, benvenuti nel nostro resort. Gute Morgen, nel nostro resort. Gute Morgen. Morga di Fantozzi uguale. A un certo punto questo col microfono dice, allora se siete venuti a cercare l'ombra, qui l'ombra non c'è. Io, cosa vuol dire che l'ombra non c'è? No, perché dovete sapere che non ci sono gli ombrelloni, non esistono gli ombrelloni. Neanche qua. Gli alberi. Anche gli alberi aveva detto che non ci sono, né, non c'è l'ombra praticamente. Allora se tu praticamente soffri il caldo, come si dice, ti scotti, c'è la pelle sei chiara, sei fotosensibile, praticamente sei spacciato. Era l'isola di Sal, l'isola di... ma io a me sei spacciato perché ne esiste un centimetro d'ombra a Capoverde, ma io lo volevo sapere prima sta cosa, prima di spendere i soldi, perché a me sotto il sole non mi ci vedrai mai. Si sono sotto il sole perché sono dentro nell'acqua. E poi? Io sono perennemente sotto l'ombrellone, perennemente. Questo mi dici che ne esistono gli ombrelloni? Cioè, a 40 gradi in agosto, quando siamo andati? E tu mi hai fatto la sorpresa che al telefono mi hai detto prenotate un viaggio ma non ti dico dove. Ah sì? Eh sì, perché ero andata io quel giorno all'agenzia di viaggi. E poi com'è finita? Che io non me lo ricordo sto fatto. Tutto contento, un Capoverde felicissimo. È vero, amore, perché io ti leggo nel pensiero, lo sapevo che saresti stato contento. Sì, ma se in agenzia avresti che avessi chiesto. Cioè, com'è la zona? Allora, mi hanno detto, acqua stupenda, è vero, poi ti racconto pure che cosa è successo. Spiagge bianche, voglio dire, infatti, quello che ti sto a dire. E insomma... Partiamo già con questo fatto che non c'è l'ombra. Cioè, ma io voglio dire, ma tu mi puoi presentare la vacanza dicendo che non c'è l'ombra? Ma io vivo sotto l'ombra, voglio dire. E vabbè, arrivati, ci hanno dato la nostra camera. Poi sono stata pure male io a Capoverde. Ma che colli, sono stata pure male. Vabbè. Per fortuna che c'era una piscina stupenda là. Con la cascata. Praticamente eravamo in mezzo al deserto, non c'era un altro. A fare il giro pizza. Non c'era un altro. Dov'è a fare il giro pizza? Qua stai! Non c'era. Ma sono inquadrato! Pensavo ero fuori. Non c'era un albero, pagarlo oro, eri nel deserto ieri praticamente. E c'era questo villaggio turistico. Per fortuna che c'erano due piscine, più una piscina con una piscina con una cascata, perché se no. Vabbè, comunque andiamo. Arriviamo, tutto a posto, le camere, no? Noi avevamo la casetta,
Ma non tipo le casette delle Maldive sull'acqua, per carità. Una casetta. Camere e casette erano. Sì, una camera. Andiamo in spiaggia. Non è che era una casa, una camera. Non avevamo preso la casa. La casetta era però, una camera casetta. Arriviamo in spiaggia, ma ora che ci arrivi a sta spiaggia, 2 chilometri di camminata sopra la sabbia bollente, secondo te come ci arrivi al rivo del mare? Io correndo, ma ci metto un po', capito? Le gambe corte, sei ciotta, pesi, voglio dire. Oh no, amore. Io dietro come venditore dei tappeti, ma che c'aveva le borse, lo zaino. Le borse, lo zaino, l'asciugamano, l'asciugamano, l'acqua da bere. I terrori sono arrivati. Allora io dovevo portare me, cioè, già te lo dico, dove sta la spiaggia laggiù, dove laggiù, e c'è un po' da camminare, grazie, complimenti. Ma ancora se c'è da camminare mi sta bene che c'è da camminare, ma non sulla sabbia cocente. Fai un vialetto, fai una stradina dei sassi, non lo so. Era lontana la riva del mare. Arriviamo a sta riva del mare. Del mare, dell'oceano. Dell'oceano, attenzione, vero Tamarinda, l'oceano. Arriviamo a sta riva del mare, mi butto perché mi sono fatta una fatica, ho sudato, devo buttarmi. Marco, cosa è successo, amore? Il delirio. Oh, mio Dio, no, non me lo posso spiegare. Allora, se immaginatevi Baywatch. No, muore, non era l'esatto contrario. 2 tamarri azzainati che arrivano alla spiaggia. Quando si vuole avvicinare al mare, per bagnarsi un attimo, ti sciacqui, no? Voglio dire, perché devi sentire la temperatura com'è, poi devi fare amicizia un attimo col mare, no? Voglio dire, ti avvicini, entri, che ti vuoi un attimo bagnare, sai come i vecchiarelli che si bagnano, fanno amicizia con... No, signori, io come ho messo piede dentro all'acqua, ma è arrivato lo tsunami! È arrivato lo tsunami! Yeah! Tutti in faccia! Io mi sono cascata, mi sono rivoltata la sabbia, poi sentivo i puntini, i pesciolini che ti bagnavano la pelle, ma che è? Marco, uscivo dall'acqua, Marco! E lui era di là, pure lui che si rantolava, arrivavano onde su onde, era impossibile uscire da 10 metri, da 10 centimetri d'acqua. In quanto eravamo? 30 centimetri d'acqua eravamo, signore, che io non sapevo neanche come starci in questi 30 centimetri, perché io sono più grossa di 30 centimetri. Ti dico, stavo morendo a riva del mare. Io come altri... Ci ha risucchiato e sputato fuori. Madonna, Marco! Cioè, io non riuscivo a uscire, ma tu te lo ricordi? E ti sentivi puzzicchiare? Sì, cavolo di pesciolini, maledetto. Io, signori, non vi sto dicendo una palla. Avevo le tette per fuori. Tutto l'inverno, la sabbia dentro è... Il costume, non... io c'avevo il costume intero, il costume non era più al suo posto. C'era il bikini. Ma che? Di topless! Non si capiva più niente da quando mi ero rivoltata dentro nell'acqua. Io sono uscita da quell'acqua a gattoni. Amore, racconta. Siamo usciti sudati. Io sono uscita a gattoni, mi sono risistemata un attimo, ho detto, ma che cos'è questo? Un inferno! Un naufragio. Eh? Un naufragio che arrancano da riva. E ho detto, amore, mai più l'oceano, per noi è chiusa, oggi è finita. Cioè andiamo in piscina, la piscina e l'acqua è calma, non ti pizzica nessuno, è bella, è frescolina, non è... Cioè, non si poteva stare in quell'acqua, signore, non si poteva stare. Mamma mia. Poi alla fine ci siamo trovati un bel posticino vicino alla piscina con la cascata. Ah, mi piazzavo io sotto la cascata, che si muoveva più. E quando la mattina c'era la gara delle sdraio, praticamente prima di andare a fare colazione
Ti dovevi mettere già l'asciugamano sulla sdraio, perché se no non trovavi più le sdraio. Né l'asciugamano. Eh? Non trovavi neanche l'asciugamano. Che erano date da loro l'asciugamano. Però trovavi l'asciugamano che non era la tua, e ho messo l'asciugamano io, non era più la mia, era quella di un altro. Comunque. E portati la sdraio a far colazione. A Capo Verde non credo che ci riandrò. Non ci riandremo, amore. Non fa per noi. Io devo notare, non è, posso combattere col pesce, con l'onda, con la sabbia. Oh! E tra l'altro una bella giornata, c'era quel filo di vento. Figurati col vento. Ma non, amore. No, l'oceano, guarda ragazzi, ma le Maldive era pure oceano, ma non era così. Perché c'è la barriera corallina che, ti ricordi il Grande Blu? La barriera corallina, poi comincia lo strapiombo, e lì, beh, là non c'è la barriera corallina. Lei è per gabbie aperte, arriva di tutti di più. Mamma mia, che onde gigante! A me mi piace nelle onde, però non sti livelli, non ti puoi muovere. La battaglia. Poi abbiamo trovato, ti ricordi l'amica tua? Zitto. All'ultimo giorno sta vicino a questa, che tra l'altro era della Lombardia anche lei, vicino a Bergamo era. Di Como! Ah, di Como era! E comincia a raccontarci i d'amor dei miracoli. Ma che te veloce a te? Che te... Cominciato la mattina in piscina, ha finito a Orio al serio quando siamo scesi. Mamma mia, pure sull'aereo ce l'avevamo! Un full immersion della sua vita. Ma poi perché? Amore! Senza chiederlo. Comunque ragazzi, Capo Verde non è stata un'ottima scelta. No. Ah, ma però tu eri contento quando ti ho detto, amore, andiamo a Capo Verde. Ma cacchio, Capo Verde, di quelle località che ti senti poco. Non è che tu ti senti a questa roba Capo Verde in ferie. E chissà come mai. È facile. Allora, Capo Verde è bellissima. Poi siamo andati anche nel villaggio a farci il giretto. Però non è per le nostre esigenze, diciamo così. L'abbiamo vista? Poco. Una settimana. Poi noi siamo andati lì per riposare, amore. No. E siamo usciti dal villaggio, siamo andati nel paesello classico, il primo paese che abbiamo trovato. Bello. Quello bello. 4 ore per farsi le treccine. Mi sono fatta fare le treccine. Io 4 ore a parlare con un capoverdiano. Amore, ma in che lingua? Io parlavo in dialetto, lui mi rispondeva nella sua lingua. 4 ore. Amore, cosa vuoi tu? Io sono a posto. Deve essere buona però, eh? Buona. La crosta leggera. Ah, comunque da 21 ne abbiamo altro che trovo a fare l'odissea. Anche la crociera sul Nilo, ti ricordi la crociera sul Nilo? Cosa io? Sempre tu e io avete fatto le mie fantastiche idee. Le mie fantastiche, hai sempre delle idee meravigliose. Ma è bella che Marco mi dice sempre sì. Allora, siamo andati dalla crociera sul Nilo in Egitto. Tra l'altro. Non so quanti mila chilometri dall'Italia. Abbiamo anche vloggato senza esserci vlog. È vero. Ho fatto il video, ho fatto 3-4 ore di video. No, ragazzi, se li trovo. Anzi, scrivetemi sotto. Cos'è che mi guardi così? Scrivete sotto, poi sono io quello che deve andare a recuperarli e portarli da VHS. Bravo amore, certo. Bravo. Scrivetemi sotto se volete vedere il video della crociera sul Nilo, perché io vloggavo ancora prima di vloggare, capito? C'ho anche quelle dell'Euro Disney, quando siamo andate all'Euro Disney che eravamo fidanzati. C'ho cosa? Non sono in videocassetta. Amore, dunque? E come faccio a portarli sul computer? No, arrivate con le vostre idee che no. Non voglio sapere come io si fa. Io lo so, voi avete sempre delle idee meravigliose.
Dai, amore, ma io le voglio rivedere, ma io non le posso rivedere queste cose. No. Come no? Dai, amore. Possibile mai che nel 2020 non c'è la possibilità di vederti una cosa che tu hai il video registrato 20 anni fa? Non abbiamo il video registratore. Ah. Eh già, parte azzuppata. Ma sono, abbiamo la videocamerina, abbiamo la videocamerina, la fai andare sul televisore, registri, così col telefonino, registri quello che stai pronto. No, non sono pronto. Abbiamo la videocamerina, mm. quella che si usava 70 anni fa, fai andare la videoregistrazione dentro nella videocamera, la colleghi al televisore, la videocamera, e vengono fuori le immagini, il video. Tu, io da qui col mio telefonino riprendo l'immagine del televisore. Ok, mi fa una schifezza, però si può fare. Piuttosto che niente, ma è piuttosto. Scusami, il nostro matrimonio come hai fatto? Avevamo il DVD, ci aveva fatto la VHS e il DVD quello. E invece delle nostre gite c'è solo VHS, porca miseria. Ma non c'abbiamo il lettore CD noi, da il lettore VHS da qualche parte, quello nero, il lettore? Sì. Tanto stai in quarantena, stai. E quindi? No, dico... La quarantena è finita, lunedì parto a lavorare. Sì, ma mercoledì e venerdì te sei tacà. Non puoi fare sta prova. Allora, hashtag Marco prova a fare le prove. Non ci trovate nel mio. Come? Vi banno. Vi banno? Ma che vuol dire che minaccia la gente? No, io voglio vedere il video dell'Egitto. Vinto contro i rider. Voi volete vedere il video dell'Egitto? Io sì, amore. E voglio vedere anche quello dell'Euro Disney. Ho capito, ma come faccio? Amore, ti inventerai qualche cosa. Mi metti a fare l'egiziano dietro. Ma tu non sei curioso di rivederci? Ho capito, ma come fai? Non lo so, ti inventerai qualcosa, giusto? Giusto. Va bene, io direi che la... Da detratto, la mazzata è arrivata. Il mukbang può finire qui? Sì, perché sennò peggiora tutto, può andare solo a degenerare. Vi auguro una buona serata. Io no. Perché no? Spolliciate, condividete. Perché no? Che poi vengono da fare anche gli altri. Spolliciate, condividete e alla prossima. Con Rider. Contro i Rider, non si può fare, non si può fare.